Come avevo permesso, concedo la parola al appena entrato in carica consigliere della, poi ci dirà, mi sembra, lista Lega, no? Della Lega. Così è, finora è, poi se ci sono comunicherà. Prego, prego, ne ha facoltà, consigliere Stefano Dato. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo. Ossia, questo mio ingresso nella mia testa l'avevo prefigurato molto tempo fa. Per ovvi motivi che non sto qui ad approfondire, è avvenuto appunto con un po' di quello che nella mia testa è un po' di ritardo. Comunico da subito la mia non adesione al gruppo consigliare della Lega e la mia intenzione di confluire nel gruppo misto, per motivi che credo che anche i miei amici consiglieri della Lega non abbiano difficoltà a comprendere e a capire. Chi mi conosce lo sa, sono stato estremamente tentato in questi giorni dal non accettare neanche la carica. Poi il mio senso di responsabilità nei confronti dei miei amici elettori ha prevalso. Alcune chiacchierate anche con amici che vedo qui in consiglio comunale hanno fatto il resto e mi hanno convinto ad accettare invece questa carica. Per cercare, qualora fosse ancora possibile, di apportare il mio contributo al miglioramento della città in cui mi onoro di vivere e che rappresenta l'unico obiettivo del mio impegno politico che va avanti ormai da molti e molti e molti anni. Ho affrontato 4 anni fa l'esperienza della campagna elettorale con grande, grande entusiasmo e chi c'era, come tutti voi, se siete qui, c'eravate, ben conosce qual è stato il mio ruolo e il mio supporto, il mio apporto alla campagna elettorale del sindaco Ernesto Tedesco. Per motivi che, come ripeto, tutti voi ben conoscete, subito dopo la elezione del sindaco, si è ritenuto di non dar seguito a quelle intenzioni nei miei confronti che erano state invece il motore del mio impegno in quella fase, sia dal punto di vista dell'organizzazione della campagna elettorale che dal punto di vista del supporto al partito che insieme ad alcuni altri amici avevo scelto di rappresentare durante la tornata elettorale, appunto. Questi motivi più o meno leciti, ma politicamente tutti leciti, mi hanno costretto ad un religioso e serio silenzio negli anni che sono stati scanditi da questa amministrazione che hanno in me lasciato sicuramente una cicatrice che però non voglio in questo momento e da qui in avanti che abbia la priorità e la prevalenza sulla mia direzione. Per tutto quello che ho detto fino ad ora, per tutto quello che sento dentro in questo momento, dico da subito che svolgerò il mio ruolo in piena autonomia e in piena libertà, senza alcun vincolo di mandato né di maggioranza, né tantomeno i miei amici dall'altra parte capiranno nessuna adesione alla minoranza a questa amministrazione e tantomeno senza vincoli di partito. Per cui mi ritengo una persona libera, mi ritengo una persona
come detto in alcune riunioni, indipendente e sì, poco gestibile. Una volta in politica questi erano dei pregi. Ultimamente sembra che siano diventati dei difetti. Purtroppo ora vi dovrete sorbire un anno di presenza del sottoscritto. Spero costruttiva. Spero non rancorosa, spero di poterla onorare solo ed esclusivamente con la stella polare del bene di questa città e null'altro. Faccio l'in bocca al lupo al mio amico Daniele Perello, che ha voluto fortemente la mia presenza in consiglio comunale. Non so se ti ringrazieranno gli amici della maggioranza da qui al futuro, e che si è fatto promotore della mia presenza anche in momenti in cui ero messo all'angolo e abbandonato dalle forze politiche e dai partiti che avevo sostenuto, dimostrandomi senza alcun interesse ulteriore, esclusivamente una cosa che in politica ritengo sia ancora preziosa: serietà ed amicizia. Altri amici li guardo e non c'è bisogno che dica altro. Altri invece hanno tenuto ad allontanarmi da questa maggioranza e a loro dico avete ad oggi miseramente fallito anche su questo. Grazie signor Sindaco, grazie Presidente, mi ritengo a disposizione di tutti i miei colleghi per qualsiasi tipo di supporto io possa dare da oggi in poi. Grazie a tutti.